Salve, premesso che il sottoscritto potrebbe definirsi un debunker filosofico, perché ha smontato varie premesse ipotetiche, vari pregiudizi infondati, quindi varie idee del tutto scorrette in filosofia, riprendendo prima le tesi di Berkeley, poi quelle ancora più rigorose di Severino. Ebbene, qualche volta mi è capitato di guardare dei video dove si mostrano eventi, almeno apparentemente inspiegabili, soprattutto diciamo, all'interno di una prospettiva materialista e fisicalista del mondo, corrispondente tra l'altro al pensiero comune, ordinario della realtà. Ad esempio, non lo so, oggetti che all'improvviso appaiono e non dovrebbero, diciamo, apparire in certi contesti così senza motivo, senza causa. Un animale che, faccio un esempio, perché non è, magari non corrisponde proprio ai contenuti specifici che ho guardato, un animale che oltrepassa, non lo so, un muro e cose di questo tipo. Ora, queste situazioni sembrerebbero inspiegabili all'interno di un certo paradigma, di un certo pensiero, perché si presuppone che se accadessero quegli eventi, diciamo, il reale sarebbe contraddittorio. E perché? Di nuovo, perché si presuppone che la realtà debba corrispondere per forza alla prospettiva materialista e fisicalista. Ora, la realtà potrebbe anche non essere invece corrispondente a quel modello. E quindi se ci trovassimo, per esempio, in una simulazione olografica o in una realtà spirituale che simula attraverso l'apparizione di questi contenuti sensibili nella nostra coscienza l'idea di un corpo fisico e di un mondo fisico, si spiegherebbero in modo razionale quei bug. Però, attenzione, in realtà, pure, a mio avviso, in queste prospettive, perlomeno nella concezione spiritualista, vi sarebbero delle problematiche. Quindi sono molto scettico e critico e diciamo, turbato filosoficamente dalla possibilità che vi siano quei bug, cioè che quelle situazioni cosiddette inspiegabili siano veramente dei bug. Escluderei assolutamente la possibilità che quelle situazioni siano una contraddizione ontologica della realtà. Per esempio, un oggetto che appare dal nulla, in realtà potrebbe essere, persino all'interno di una realtà fisica, una situazione di questo tipo. Potrebbe essere che esistano diversi universi paralleli e che all'improvviso, per qualche strano motivo, interagiscano situazioni di universi paralleli e si concretizzino in uno dei due, oppure anche in tutti, magari in versioni diverse, o addirittura nella stessa versione. Magari universi paralleli che, si intersecano in alcune situazioni, in alcuni punti, e quindi avviene quel tipo di interazione apparentemente inspiegabile. Oppure potrebbe esserci qualche tecnologia nascosta di qualche entità superiore, aliena, oppure anche solo umana, che potrebbe fare degli esperimenti e causare, diciamo, o volontariamente o come effetto collaterale, lo spostamento improvviso di alcuni oggetti da una parte all'altra del mondo o della realtà. Oppure potrebbe essere che vi siano, sempre all'interno della concezione fisicalista e materialista del mondo, dei vortici naturali, diciamo, spazio-temporali, e che in alcune circostanze si attivano in modo tale da teletrasportare un oggetto da una parte all'altra. Queste spiegazioni non violerebbero la struttura incontraddittoria della realtà. Questo deve essere chiaro. Ciò che la violerebbe sarebbe una contraddizione reale in atto, cioè il presentarsi di contenuti che davvero sono impossibili e che non hanno nessuna spiegazione, nessuna causa.
Quello sarebbe davvero l'impossibile, chiaro? E questo però lo escluderei, ma non perché dogmaticamente ritengo che non sia possibile che la realtà sia contraddittoria, ma per tutta una serie di motivi che qui non posso spiegare, ma che ho spiegato già in altri video. Lo ripeto, sempre rifacendomi qui sulle dimostrazioni rigorosissime e incontestabili di Severino. E vi invito a guardare quei video, soprattutto l'ultimo live di quasi 4 ore, dove ho esposto quasi tutto il suo pensiero in modo abbastanza approfondito. Sebbene, lo ripeto, non sia quel video sostitutivo dello studio rigoroso e approfondito sui testi di Severino. Bene, ora voglio esporre anche delle considerazioni invece riguardo all'ipotesi che la realtà sia una simulazione. Dunque, se fosse una simulazione materiale, nel senso che fosse il prodotto di una tecnologia aliena o di una civiltà umana o extraterrestre talmente avanzata da poter creare questa simulazione, le cose sarebbero totalmente spiegabili in quei termini, perché allora sarebbe possibile che ci siano degli errori, dei bug del sistema, perché saremmo in una simulazione. E quindi non ci vedrei nulla di particolarmente strano. Può sembrare strano e inaccettabile per chi presuppone che noi non ci troviamo in una realtà simulata. Ora, quello che deve essere chiaro è che anche per me è poco probabile che ci troviamo in una realtà fisica simulata da una civiltà aliena o da strumenti e apparecchiature a loro volta fisiche e materiali, perché ciò non farebbe altro che spostare il problema di fondo che ho cercato di evidenziare con gli argomenti di Berkeley e ancora meglio con quelli di Severino. Cioè che forse, io dico forse per rispetto a chi non ha mai ascoltato queste argomentazioni, potrebbe essere impossibile che ci troviamo in una realtà fisica, ma non perché saremmo semplicemente in una simulazione al di fuori della quale poi si troverebbe la vera realtà fisica. No, non è questo. È che forse non potrebbe proprio esistere in alcun modo una struttura fisica oggettiva in sé al di fuori della coscienza, della mente e della percezione. Ok? E quindi se ci trovassimo in una realtà corrispondente alle tesi di Severino, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano che possano avvenire dei bug, a meno che non ci sia un senso anche per quegli eventi. Cioè, ammesso che quei video visti, perché ovviamente anche questa è una premessa da dover poi valutare, cioè ammesso che quei video riguardanti vari bug, ovviamente non è che generalizzi adesso e dica che qualunque video dove ci sono contenuti apparentemente spiegabili sono video, qualunque video di quel tipo è una garanzia di autenticità, di non alterazione, modificazione. No, 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 ci mancherebbe. Io sono molto scettico e critico, ci mancherebbe altro. E anzi, quello che voglio far capire è che forse anche più dei materialisti ci tengo che non ci siano bug, perché non tornerebbero molto i conti con quello che dice Severino, se ci fossero quei bug lì. Ma non perché sarebbero, attenzione, una contraddizione, perché nella teoria, diciamo, di Severino, la realtà non è fisica, è un insieme di contenuti che appaiono da sempre in modo simultaneo in una dimensione dell'apparire infinito. Quindi c'è una dimensione suprema, c'è una coscienza infinita che è l'autocoscienza della realtà, che sperimenta eternamente tutto il film cosmico dell'intera realtà. Cioè tutti i fotogrammi che di istante in istante noi, che siamo prospettive finite all'interno di quella prospettiva infinita, sperimentiamo processualmente, uno alla volta. Ora, deve essere chiaro questo. Non sarebbe una contraddizione quindi che ci siano dei cosiddetti bug, cioè situazioni che in una realtà fisica difficilmente si potrebbero spiegare o forse sarebbe addirittura impossibile da spiegare. Perché nella tesi di Severino non ci sono oggetti fisici, ma ci sono insiemi di determinazioni. Faccio un esempio che vale per tutti. Riprendo l'esempio della legna, anzi no, della lampada di Severino. La lampada accesa,
e la lampada spenta. Non sono la stessa cosa. Sono diverse determinazioni, diversi contenuti sensibili che rappresentano un unico oggetto, ma che di per sé non sono quell'unico oggetto. Quindi la lampada accesa non è la lampada spenta, sono due contenuti coscienziali diversi, sono due enti sensibili, ma letteralmente, e coscienziali distinti, anche se appartengono a una stessa idea generale che li accomuna, quindi ha un'identità più ampia, che è la lampada generale. E qui, attenzione, si parla della lampada particolare che sta in una stanza, non della lampada così, come idea generale, assoluta, ma comunque riferita a un oggetto particolare, che quindi, nella, diciamo, prospettiva di Severino, ogni ente, ogni contenuto è quel che è. Ma gli oggetti della nostra esperienza non sono oggetti unitari o fisici, ma sono un insieme di vari fotogrammi. Deve essere chiaro. E siamo in un film cosmico, secondo lui, in quanto è impossibile addirittura che esistano possibilità che dal non essere passino all'essere, perché sarebbe una contraddizione. Praticamente Severino, la faccio breve perché non posso qui spiegare questi contenuti, ma vi invito nuovamente a guardare quel video, quel live di quasi 4 ore. Il diventare altro da sé è impossibile perché implicherebbe il contraddittorio passaggio dall'essere al nulla di qualche aspetto della realtà, di qualche ente, di qualche determinazione, e questo è impossibile perché significherebbe porre una contraddizione reale ed è impossibile che avvengano contraddizioni. Ovviamente tutto quello che sto dicendo è minuziosamente dimostrato, argomentato e giustificato da Severino, quindi non è che io pretenda di essere creduto qui sulla parola. Andate a verificare, confrontatevi con quel pensiero e poi se ne può parlare. Ora, siccome si arriva a queste conclusioni in Severino, nella sua tesi, siccome gli oggetti non sono fisici, non ci troviamo in una realtà veramente oggettivamente spazio-temporale fisica, dove veramente avvengono rapporti, dove vige un rapporto di causalità fisica, allora certi eventi non sono contraddizioni, perché non ci sono forze fisiche, non ci sono atomi fisici, non ci sono oggetti fisici, ma ci sono fotogrammi che appaiono in una certa sequenza. Quindi facciamo un esempio di un bug, no? Di un ipotetico e presunto bug. Un oggetto che all'improvviso appare dal nulla, escludendo che ci siano spiegazioni anche a livello di rappresentazione della realtà, diciamo, simulata, tipo che un tizio attraverso certe sconosciute tecnologie viene rappresentato che ha creato quell'evento, no? Escludendo anche questo, quel tipo di bug, cosiddetto bug, sarebbe in realtà un apparire di vari contenuti coscienziali, nei cui fotogrammi, prima quell'oggetto, quelle immagini, quelle qualità sensibili che rappresentano quell'oggetto X che appare all'improvviso dal cosiddetto nulla, ma che non appare dal nulla, secondo Severino, sarebbe una serie di fotogrammi dove nei fotogrammi precedenti all'apparizione di quell'oggetto misterioso, strano, in quei fotogrammi non è presente l'immagine e il contenuto di quell'oggetto. Dopo, quando appare quel fotogramma, in quel fotogramma dove appare l'oggetto, c'è da sempre quell'immagine con quell'apparizione, con quel contenuto lì. Quindi non si tratta di apparizione dal nulla, perché sia i fotogrammi dove non appare ancora quell'oggetto, sia quelli dove appare, sono eternamente quel che sono. È chiaro? E quindi ci troviamo in una simulazione. Se sembra strano, no? Si pensi, che ne so, a un cartone o a un videogame, ma anche a un film dove si simula il paranormale. Una serie di fotogrammi dove prima, nei fotogrammi di prima, non c'è l'evento strano e dopo appare. Ma in realtà che appaia è tutta una simulazione. È chiaro? Cioè, se ci trovassimo in questo tipo di realtà fisica simulata, prospettata da Severino, però, attenzione, secondo questo modello dell'apparire, non sarebbe una contraddizione che
diciamo, in un fotogramma eternamente non ci sia un contenuto e nel fotogramma successivo all'improvviso appaia. Non sarebbe una contraddizione perché non è vero, secondo queste tesi, il contesto fisicalista e materialista, nel quale sarebbe invece una contraddizione, ove non ci fosse nessun'altra spiegazione, come quelle ipotizzate prima, no? Di civiltà aliene che fanno esperimenti, di individui che fanno esperimenti, o di vortici spazio-temporali che creano, diciamo, alterazioni, tra virgolette, naturali, perché comunque previste da questo sistema, dal sistema di cui si sta parlando adesso, e vabbè. Ma sarebbero, anche se non contraddizioni, comunque aspetti problematici in Severino. Perché a questo punto bisognerebbe chiedersi, se Severino avesse ragione, e io ritengo di sì, la realtà sarebbe tutta sensata. Ma allora perché la realtà conterrebbe in sé questo evento, quel tipo di bug, diciamo, di simulazione del bug, perché se fosse vero non ci troveremmo in un bug, ma in una simulazione del bug. E allora bisognerebbe chiedersi, e perché la realtà, oltre che a voler simulare nella nostra esperienza umana l'idea che siamo in una realtà fisica, dovrebbe simulare per giunta che quella realtà fisica può essere contraddittoria o, in alternativa, può essere quella stessa realtà una simulazione? Cioè, perché creare questa confusione? Perché volerci indurre nell'ambiguità assoluta? Perché creare queste situazioni? Creare. Perché possederle da sempre e manifestarle? Ricordiamo che secondo Severino, l'errore è necessario affinché si presenti la verità. La verità è che noi siamo gioia infinita, anche questo è tutto giustificato, dimostrato, secondo le sue tesi, argomentato. E siamo gioia eterna infinita che però per sperimentare concretamente la verità richiede la presenza anche dell'errore, cioè del contrario di questa condizione. Ora, il contesto nichilista, materialista dove siamo inclusi in questo nostro vivere è lo scenario che rappresenta perfettamente il contrario della nostra natura, cioè noi siamo eterna coscienza infinita, gioia assoluta, ci sperimentiamo invece come frammenti, varie parti isolate le une dalle altre, individui isolati dalla realtà, separati dal tutto, altro dagli altri, e con un cervello fatto da miliardi di sinapsi, neuroni, cellule, atomi, come il corpo stesso fatto da miliardi di cellule, di atomi, e così come l'universo. Quindi questa frammentarietà, come potrei dire, questa molteplicità di parti, di parti, di parti. E quindi questo ci induce a pensare che noi siamo una minima parte dell'universo. Invece Severino fa capire che come individui noi siamo la coscienza nella quale appare l'universo, quindi siamo infinitamente di più, e che siamo tutto il flusso della nostra vita. Non siamo solo il corpo, siamo tutto quello che circonda il corpo e tutti gli eventi che ci riguardano. E siamo anche gli altri, così come gli altri sono noi. Sono noi stessi. Ma questo vale anche per le altre forme di vita, molto probabilmente, anche secondo Severino. Quindi noi siamo tutti eterni ed è eterno ogni fotogramma della nostra esperienza, che esiste anche prima di apparire nel nostro orizzonte finito, come dicevo prima, c'è un apparire infinito dove tutto appare simultaneamente da sempre e per sempre, e c'è l'apparire finito della nostra coscienza individuale, dove le cose appaiono processualmente. Anche la nostra coscienza è eterna, perché altrimenti ci sarebbe l'annullamento di un essente che è la coscienza, e questo è impossibile. Quindi anche la nostra coscienza è eterna, e quindi vuol dire che la morte non può essere la fine, ma è solo il compimento dell'esperienza umana. Vuol dire che dopo dovranno subentrare infiniti altri contenuti per tutta l'eternità che ci attende, e che da sempre in realtà si è dispiegata, si è sviluppata, si è mostrata nell'apparire infinito. Ora, affinché però in tutto l'apparire sia evidente, certa la verità della nostra essenza, è necessario che appaia l'errore, perché la verità è tale quando mostra di confutare tutte le obiezioni che la riguardano, cioè l'errore in questo caso, gli errori.
che sono contrarie alla verità. Quindi prima deve apparire l'errore e poi la verità che lo smentisce, perché se non appare l'errore e non appare nella sua concretezza, la verità non lo può smentire. Deve almeno apparire. Ora, questa vita quindi sarebbe una sorta di errare, secondo Severino, di dimensione dove si simula il contrario di quello che siamo. Lo ripeto, che è tutto il contesto nichilista, che poi viene oltrepassato all'infinito dopo la cosiddetta morte, che non sarebbe la fine dell'individuo, ma solo il compimento della vita umana. È chiaro? Quindi di tutto questo contesto nichilista e materialista. Non sto qui ad aggiungere altro, perché già l'ho fatto. Ora, siccome la realtà sarebbe tutta quindi sensata, cioè andrebbe tutta verso quella direzione, cioè il compimento infinito dalla prospettiva finita, ma in realtà già realizzato nell'apparire infinito, della concretezza della gioia infinita. Ora, in una realtà così sensata e iperrazionale, dove anche tutti gli errori, le negatività sono funzionali dialetticamente al giustificare la verità che invece li smentisce. Quindi diciamo che viene ripresa anche la dialettica hegeliana della tesi, dell'antitesi e della sintesi. Ma viene corretta perché Severino fa notare che la sintesi non può essere un prodotto, ma deve essere presupposta, deve essere originaria ed eterna, altrimenti non sarebbe possibile quel sistema. Bene, questi possibili bug sarebbero, a mio avviso, un po' problematici da giustificare in Severino. Quindi lo dico perché ci avrei tutto l'interesse a negarli a questo punto. Potrebbe sembrare strano che io, no? Per alcuni o per molti, che io, avendo proposto l'idea che siamo in una realtà simulata, soprattutto in passato, adesso dica questo. Ma in realtà io non ho mai sostenuto che ci troviamo in una realtà simulata da un computer o da una civiltà aliena, ma che siamo in una dimensione spirituale che simula l'idea di una realtà fisica. Con Berkeley già l'idea che un Dio perfetto possa simulare un errore già è strano, quindi già mi sembrerebbe molto strano e problematico da giustificare. In Severino sarebbe ugualmente problematico, però attenzione, per Severino questa vita è una sorta di errare, di errore, di confusione, apposita, cioè fatta appositamente, diciamo fatta, ma presente appositamente affinché si manifesti poi la concretezza della verità, nella sua massima forma esplicita, perché in realtà la verità sarebbe inconsciamente già saputa da tutti, cioè sarebbe già presente, eccetera, eccetera, anche qui non vado oltre. Si potrebbe tentare di giustificare questi bug laddove siano veri, perché lo ripeto, non, fino a prova contraria sono cose misteriose, ma non è detto che siano eventi veri, potrebbero essere comunque fino a prova contraria. Non lo so se sono firmati veri, non ho le competenze per stabilirlo o per negarlo. Quindi dico, se fossero veri alcuni filmati che mostrano certi eventi apparentemente inspiegabili, se ci trovassimo nella realtà descritta da Severino, potrei pensare che questi bug siano fatti apposta ancora di più per creare confusione, cioè che da sempre esistano queste situazioni per le quali in questa vita che noi stiamo sperimentando si voglia anche simulare l'idea all'interno della tesi di Severino, intendo, che noi ci troviamo in una realtà o contraddittoria o in una realtà ambigua, comunque strana, misteriosa, o che ci troviamo in una simulazione, oppure che ci siano diversi universi paralleli che entrano in conflitto tra loro e quindi all'improvviso appare un oggetto dal cosiddetto nulla. Magari in realtà è perché in un altro universo parallelo quell'oggetto è stato spostato in modo coerente con le leggi di quell'universo, cioè da una persona è stato preso un oggetto, però all'improvviso quell'evento di quell'universo entra in conflitto con una situazione che riguarda il nostro e quindi si crea questa interferenza. Ora, perché nelle tesi di Severino, se fossero vere e ci trovassimo quindi nella realtà da lui prospettata,
dovrebbe accadere l'apparire di questi fotogrammi dove si simulerebbe l'idea attraverso quei bug simulati o quegli eventi apparentemente inspiegabili simulati a loro volta, che ci siano o universi paralleli che entrano in conflitto tra loro, o che ci sia qualcuno che fa cose strane con tecnologia sconosciuta, non dichiarata, o che quel bug sia appunto un bug vero, ma sempre all'interno della simulazione, e che quindi la realtà sia simulata. Cioè, perché creare questa confusione? Ritengo, per quanto riguarda l'ipotesi degli universi paralleli, che l'ipotesi degli universi paralleli serve a rafforzare l'idea nichilista della possibilità, cioè del diventare altro da sé. Addirittura la realtà, oltre a contenere di per sé infinite possibilità o innumerevoli possibilità, per giunta ci sarebbero altri universi dove quello che non è accaduto qui è accaduto altrove, cioè la massima forma di nichilismo, dove il non essere di un evento che riguarda il nostro universo è l'essere sé di dello stesso evento che qui non è avvenuto in un altro universo. Quindi è la massima forma forse di nichilismo. Quindi questa sarebbe una spiegazione, no? Rafforzare al massimo l'idea del nichilismo attraverso l'ipotesi universi paralleli. Quella della simulazione, invece, se invece il bug apparente si spiegasse razionalmente nelle tesi di Severino, cioè nella realtà prospettata da Severino, solo ipotizzando che ci troviamo in una sorta di simulazione, magari fatta da alieni o da qualcos'altro, allora in tal caso potrebbe darsi che quell'evento rappresentato sotto forma di apparente bug serva semplicemente, tra virgolette, a creare confusione e ambiguità. Cioè, trovandoci in una realtà che vuole simulare l'errore, la confusione e la mancanza di certezza e di stabilità, può darsi che anche questi eventi siano necessari per creare il dubbio, per creare l'ambiguità, cioè per creare al massimo grado possibile, per esprimere nella massima forma possibile il dubbio e lo scetticismo su tutto, in modo che dopo la verità possa smentire tutto questo. Quindi, questo video credo che non possa essere frainteso. Sono probabilmente più scettico io di molti materialisti riguardo a questi eventi, ma contemporaneamente smonto la pretesa da parte di molti materialisti che questi possibili eventi inspiegabili, perché non lo so se sono veramente tali oppure no, diciamo che siano negabili a priori perché si presuppone che la realtà sia fisica e che quindi tutto quel discorso di prima. Questo è assolutamente irrazionale, cioè è un modo irrazionale nel senso è un modo logicamente scorrettissimo e filosoficamente improponibile di ragionare. Significa negare a priori possibili fatti, perché io dico possibili perché non lo so se sono fatti, e pensare che non lo siano falsi perché altrimenti la nostra rappresentazione del mondo all'interno della prospettiva materialista e fisicalista sarebbe difficoltosa da giustificare o peggio ancora magari non tornerebbe. Non funziona così. Non si è neanche scientifici nel ragionare in questo modo. Perché in questo modo si ignorano volutamente dei fatti che potrebbero essere scomodi e si preferisce non affrontarli. Allora, cari amici, cari anche The Bunkers o The Bunker, qui ho dimostrato di essere io un vero The Bunker, assolutamente, perché ho preso di petto la possibilità per me stesso scomoda che esistano possibili bug o eventi inspiegabili di quel tipo, proprio perché a dispetto di quello che si potrebbe pensare, che ci troviamo nella realtà simulata, prospettata da Berkeley e ancora meglio da Severino, non vuol dire che ci troviamo in una realtà irrazionale, ma al contrario, che ci troveremmo in una realtà rigorosamente razionale, rigorosamente oggettiva, lo dico con la massima certezza.
E quindi che esistano cose che vadano apparentemente o meno contro quell'ordine e quella razionalità, contro anche la regolarità fenomenica, mi sembra strano. Cioè, se anche la realtà fisica fosse una simulazione, lo sarebbe in modo razionale, oggettivo, e quindi non, a maggior ragione, essendo l'ordine delle percezioni immutabile, la regolarità fenomenica sarebbe immutabile, perché nulla potrebbe cambiare. E quindi se ci fosse un bug, vorrebbe dire che dovrebbe essere giustificato, se fossimo nella realtà prospettata da Severino o da Berkeley, in quei termini lì. Ma Berkeley è molto più difficile da giustificare un bug di quel tipo, perché dovremmo dire che il Dio di cui parla lui sia imperfetto. O che per chissà quale motivo ha voluto proiettare una specie di bug. E perché? Mentre invece in Severino quel tipo di eventi ambigui avrebbe un suo perché. L'errore che serve a rafforzare una certa idea erronea della realtà, ambiguità, confusione, incertezza, affinché poi si manifesti nella massima concretezza la verità che toglie quegli errori, li oltrepassa all'infinito. Bene, ma così si fa. Cioè, non è che si ignora una cosa perché scoda. Io ho voluto prenderla di petto e ho trovato delle possibili risposte. Poi, se i video sono falsi, meglio ancora, vuol dire che non c'è neanche da dover risolvere quel problema. Ma se i video sono veri, bisogna prenderne atto. E siccome la realtà non può essere contraddittoria, perché poi qualcuno potrebbe addirittura pensare, visto, succedono queste cose, la realtà è contraddittoria. Buonanotte! Non è così che funziona. E infatti ho spiegato che è impossibile in alcun modo la contraddizione. Che ne dicano le logiche fantasiose, paraconsistenti, astratte e quant'altro, che nella loro pretesa che possano avvenire veramente contraddizioni reali, sono assurde, sono autocontraddittorie e autonegate. Bene, io concludo dicendo che, quindi, ripeto, sono stato un vero debunker in questo, perché non ho escluso a priori certe cose solo perché scomode e problematiche persino per me. Ma ho cercato di trovare all'interno delle tesi che porto avanti una giustificazione del come mai, nel caso quegli eventi fossero veri, come mai si presentino. È chiaro, come mai ci siano quegli eventi. Io ci ho provato a chiarire e a spiegare quello che ho voluto dire. Spero che sia chiaro anche che secondo queste tesi ci troviamo in una realtà assolutamente regolare, rigorosa, dove non può accadere nulla di strano, dove se siamo adesso in questo ambito umano, all'interno di una rappresentazione fisica del mondo, questa rappresentazione fisica è oggettiva, quindi è come se fosse fisica. È chiaro? Quindi da questo punto di vista della pragmaticità, dell'azione, di un qualunque evento, di una qualunque dinamica, la realtà è come se fosse totalmente fisica. Qui non c'entra nulla, è chiaro? Ma si sta ragionando sul fatto che anche se fosse una simulazione, sarebbe regolare, sarebbe oggettiva. Va bene, io più di questo non posso aggiungere. Chi vuole capire capisce, chi non vuole capire rimanga nella sua ottusità, nella sua presunzione di pretendere, diciamo, di negare quanto spiegato. Ma gradirei che nel caso ci siano obiezioni a quanto detto, che le si spieghi, che le si dimostri, che si faccia magari un live di confronto nel quale si giustifichino le proprie posizioni.